Dentro quella cittadella c'è la camera di estrazione. Dobbiamo riuscire a entrare e salire dove esportano l'energia Arget pura verso Urnak. Va bene, capo. No, no, perché dovete arrivare qui? Ma dov'è? Ma crepa. Oh no, lì c'è qualcuno di bello pesante. Io lo sapevo. Allora, vieni qua. Bastardo. Dove è andato? Non evitare i miei colpi, t'ho detto. Dove cazzo è andato? Fammi eliminare prima i pesci piccoli, va. Ok, veniamo a noi. Testa di gran cazzo. Aia. Bastardo. Bene. L'abbiamo eliminato. Poi per di qua. Aia, pezzo di merda. Oh, che culo, ce l'abbiamo fatta. La possiamo usare. Non abbiamo più, ma vaffanculo. Belle esplosioni che fanno però, eh. Proiettili che non fanno mai male. Via dio uno dei cannoni. Vaffanculo. No. Via il secondo. E di dio la vita. Allora, con calma ragazzi, con calma. Ma questo mi ha rotto i maroni. Dov'è? Ma va, fanculo. Perfetto, ok. Per di qua? No. Corazza per sangue, aumento del corazzo. Io rilascio corazza con la maggior frequenza. Oh, ma sì, questa sarebbe una figata. Grazie, grazie, bello. La tua gente è fatta per soffrire. Anime lavorate per il mondo della Kanmaikara. Te lo garantisco. Questo si sarebbe potuto evitare con un'altra amministrazione. Lo dicono anche qua nel nostro paese. No, no, ma perché? Ti rompo i cannoni. Aspetta, aspetta, tu devi usare una bella mitragliatrice. E buon appetito! Di addio al cannone. Di all'altro addio. E mo di addio alla vita. Ma va a fare in culo. Dov'è l'altro? Dove cazzo sei? Boom.
Ah, ma ancora vivo era, io pensavo fossi morto. Soffri in silenzio, t'ho detto. Ciao ciao. No, pure tu, no, ma che cazzo vuoi? Ma cosa cazzo, roba vuoi? Mitragliatrice, vieni qui. Vaffanculo. Uè, bello. Dove è andato? Oh. Ma tu da dove arrivi? Ma mi devi scusare. Ma tu da dove cazzo arrivi? Ma io mi chiedo dove cazzo arrivi. Aio, aio, guarda che pezzo di... Oh, è piantala. Oh, ma chi è da dietro? Apri il tuo cuore a me. Ora, se mi lasciate concentrare su quel bastardo, non vale. Danni critici. Te lo io i danni critici. Toh, stronzo di merda. Bene, non te ne puoi andare a quel cazzo di culo. Ma mo chi è? Dritto in testa e non rompere i coglioni, va? Ok, forse... Boom. Necravol. Dobbiamo scendere di qua. Questa è pura energia, Argent. Le sofferenze sulla terra, la carneficina, tutto quanto. Solo per questo. Una volta estratta l'anima, il ricettacolo del corpo umano si trasforma col tempo nei demoni che sei abituato a combattere. Quello che rimane dell'anima estratta alimenta il loro mondo. L'essenza dell'inferno. Quindi? No! Ma vabbè, culo. Ma che cazzo? Aia! Non è... Ora quanto c'è l'altro? No, ancora sono potenziati. Ma va l'altro. Oh. Siete aggressivi, zio santo. Oh. Stronzi di merda. Se mi fate salire che vado a trovare un po' il vostro capo.
Dove caspita sei? Eccoti qua. Minuto, minuto, ragazzi, minuto. Oh, oh. Ma guarda che pezzi di merda, oh. Oh, pezzo di stronzo. Quand'è che muori? Oh, ma io non devo stare qua a rompermi i coglioni, devo andare a quel figlio di puttana lì. Dai che non ho munizioni. No. Allora mi fate andare a vedere il vostro capo un pochettino. Ma guardalo dov'è. Dato. Crepa, dai, mi ero sti coglioni. Assaggia qua. Ma porca miseria, tutti sono morti tranne quello che doveva morire. Oh, è crepa e muori in santa pace. Perfetto, mo. Per di là. Boom. Chi è che spara qua? Che noi dobbiamo andare là sopra. Questo fa male. Ok. Non vale. Oh, ce l'abbiamo fatta. I demoni utilizzano soltanto una parte delle risorse che arrivano dalle anime umane.
Sono stati Mike e i sacerdoti delle sentinelle a scoprire e sbloccare il vero potere. Saliamo in ascensore. Hanno fuso l'energia delle sentinelle dell'inferno, raffinandole e originando l'Argent. L'Argent. Con esso hanno fatto cose straordinarie. Hanno salvato i mondi dall'estinzione, guarito i malati e hanno donato un infinito potere a coloro che ne erano degni. No, perché hai chiuso, bastardo? Allora, quella maledetta porta si apre e si chiude, quindi io dovrei partire quando si sta per chiudere. E voilà. La struttura venne costruita in segreto. Le sentinelle della notte non sapevano che esistesse. Fatta dagli schiavi delle sentinelle, poiché un Mike non può mettere piede all'inferno, né un demone sopra Urtak. Argent Dlur è stato di grandissimo aiuto per i Mike. Sbagliato. Questo macchinario fu creato dalle conoscenze dell'inferno. Venne stretto un patto insieme al Signore Oscuro in cambio dell'accesso a nuovi mondi che l'inferno potesse divorare. I Mike prosciugavano i dannati dall'energia. Si tratta di un'empia unione. Non può continuare a esistere. Ma dove andiamo? No, ho sbagliato, che abbiamo capito dove andare. Allora, vediamo, eccolo lì. E ma come fai? Ancora vivo? Questa dove arriva? Da dove arrivi? Ma vaffanculo le cose delle armi. Ok, mitragliatrici ne abbiamo, perfetto. E crepa in santo silenzio. Chi è? Ma poi tu da dove arrivi? Oh oh! Ora stai tranquillo, tu vieni qui da me, bel bambino. No, un altro no, mica è valido così. Vuoi morire o no? Che caspita. Abbiamo finito? Sì. E quindi cosa dovremmo fare? Si va più su, sempre più su. Di qua? No, figlio di un maledetto cane, che culo. Ce l'abbiamo fatta. Ah, sparisci dai coglioni miei. Ok, ci sono munizioni, dovremmo distruggere qualche cosa qui.
due in un colpo. Ah, eccoti qua, testa di cazzo. E uno è andato, ce ne vuole un altro? Questo non è giusto. Ah, questo chi è? Era meglio che te ne stavi a casa tua. Pure tu. Ah, c'era un altro di occhio lì, dov'era? Perfetto, si è aperta la porta. Grazie. Oh, rifornimento per il crogiolo. Grazie baby, questo servirà. La torre di trasmissione, se riesci a distruggerla, l'energia non raffinata dovrebbe proiettarti nel loro mondo. La torre è tenuta in alto da due titani schiavizzati. Porca miseria. E buttale nel pozzo sottostante. Oh, 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 oh. Come stanno fastidio sti stronzi. Dobbiamo ammazzarli. Ehi. Allora, dove cazzo sono? Ero ti coglio. Ancora vivo sei. Venite qua che ho bisogno di armi, dai. Venite qua, vieni qua, colosso. Perfetto. Ti vedevo un pochettino, eh. Serpente di state. Coglioni. Dai, su. Aspetta, aspetta, man. Bingo bongo. Che cazzo? Ma da dove arrivi? Ma da dove arrivi, dico io? Pure questo rompi coglioni. Mangia. Ehi. Devi mangiare, eh. Dov'è l'altro? E muoverò i coglioni.
Chi è che ha sparato? Mamma, ancora sto stronzo. No, non evitare così. No, stronzo. Guarda, se sto stronzaccio viene qua. Vediamo di porre fine a questa cosa che mi ha rotto un po' di coglione. Basta. I grandi critici te li do io. No. Spezza le catene e distruggi la trasmittente Argent. Poi usa l'energia per arrivare su Urtak. Spezziamo le catene. Titano, sei libero. Manca di là. E abbiamo liberato il secondo titano. La Kammaiter sta risvegliando l'icona del peccato. Ma come? Dobbiamo sbrigarci. Samuel, ma che minchia mi dici mai? Dobbiamo andare lì? No, possibile. Che dobbiamo buttarci là dentro, ma è sicuro. Ah, abbiamo finito, perfetto. Urdak. Perfetto. Saremo alla fase finale del gioco, no? No, iniziamo con le cose soft. Il fucile a pompa. Bene, direi di terminare qui l'episodio. Nei prossimi episodi termineremo Doom Eternal andando nella campagna Urdak. Per il momento è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate mi piace, commentate nei commenti cosa ne pensate di questo Doom Eternal. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Doom Eternal. Ciao!